Don Gaudiano è stato testimonianza di una Chiesa che ci invita a guardare verso il cielo senza distrarci dalla responsabilità che abbiamo verso la terra. Ha messo sempre al centro i bisogni delle persone, si è inventato di tutto, moltiplicando l'accoglienza. Così l'amico Don Ciotti, che 25 anni fa non riuscì a essere presente al suo funerale. Un messaggio sempre attuale, quello di Don Gaudiano, che il fondatore del gruppo Abele ha rilanciato stamane agli studenti pesaresi riuniti nel Teatro Rossini per ricordare la figura del prete degli ultimi. Bisogna smuovere un po' più le coscienze, c'è una grossa responsabilità culturale che abbiamo. La cultura è fondamentale, quella che dà la sveglia alle coscienze. E soprattutto bisogna recuperare molto una dimensione dell'educare, dell'educarci e dell'educare. C'è molto ripiegamento su se stesso. Ecco allora, e soprattutto sta crescendo la neutralità. Il grande pericolo è la neutralità, quello che invece dobbiamo sporcarci di più le mani, e quando è necessario abbiamo il dovere di alzare la voce, quando molti scelgono un prudente silenzio. Accogliere è importante e fondamentale, accoglierci tra di noi innanzitutto, e saper accogliere anche la storia, la fatica, le speranze di tante altre persone. Non dobbiamo perdere la nostra memoria, c'è un'emorragia di memoria nel nostro paese, siamo dimenticati che tante vicende che oggi bussano alla nostra porta è stata la nostra storia. Pesaro è bella perché ha fatto della solidarietà la sua stella polare, anche grazie a Don Gaudiano, che non ha escluso nessuno, così lo ha ricordato il sindaco Matteo Ricci.